Quindi ragazzi, allora, la prima categoria che viene presa in esame per quanto riguarda queste Dragon Ball Game GOTY Awards, insomma, come cavolo volete chiamarla, è ovviamente la categoria, le nominees del Game of the Year. Ed abbiamo ovviamente in lizza all'interno di questa categoria Dragon Ball The Breakers, che tra l'altro ha festeggiato anche il suo primo anno, quindi il suo primo anniversario. Poi abbiamo Dragon Ball Z Dokkan Battle, poi abbiamo Dragon Ball Legends ed infine Dragon Ball Xenoverse 2. Vi anticipo che questa premiazione l'avete fatta voi, quindi io vi ho lanciato un sondaggio settimane fa e avete votato voi il vincitore di questa categoria, che è risultato essere Dragon Ball Legends. Quindi il 2023, per quanto riguarda le votazioni che avete fatto voi stessi all'interno dei post community, nel sondaggio che vi ho lasciato nei post community, avete scelto che Dragon Ball Legends è stato il gioco che più si è distinto durante questo 2023. Abbiamo poi l'altra categoria che vedeva in ballottaggio, insomma, per la celebrazione migliore di quest'anno, l'8º anniversario di Dokkan Battle, i KK/Worldwide Celebration sempre di Dokkan di quest'anno, poi il 5º anniversario di Dragon Ball Legends ed infine il Legends Festival 2023. Il vincitore della best celebrazione di quest'anno è Dragon Ball Legends con il 5º anniversario. Quindi diciamo che Legends si è fatto praticamente, dal punto di vista delle categorie che non vedono ovviamente il gioco nello specifico, i personaggi nello specifico, si è fatto praticamente incetta di premi. Si è preso sia il gioco dell'anno, che avete votato voi, ribadisco, e si è preso anche la best celebrazione dell'anno, ribadisco che avete sempre votato voi. Detto questo, partiamo quindi con la prima categoria di cui andiamo ovviamente a fare le premiazioni, che ribadisco qui per quanto riguarda Dokkan sono state fatte in concerto, fra moltissime virgolette, con Naraku e Masullo. Quindi la premiazione e le premiazioni che vedrete provenire per l'appunto da queste categorie di Dokkan saranno, ribadisco, in concerto fra noi tre, va bene? Detto questo, la prima categoria che andiamo a prendere in esame per quanto riguarda Dokkan è il damage dealer dell'anno. Non per forza il personaggio che genera più danni in assoluto nel turno singolo, eccetera, ma il personaggio che comunque magari a lungo andare, o come sorpresa, che è stato un po' il più sorprendente, fra moltissime virgolette, abbiamo deciso di premiare. Quindi fra Piccolo Ma Junior, Piccolo Int, insomma come lo volete definire, poi Goku Super Saiyan 4 Full Power LR, poi Vegito Xeno, ovviamente direttamente dai banner di Heroes, ed infine Zamasu Tech LR, direttamente dai KK di quest'anno. Il personaggio che vince la categoria del damage dealer dell'anno di Dokkan Battle è proprio lui. Guardate qui. Sì, scusatemi, ho sbagliato. Scusate, colpa mia. Piccolo epic fail, perdonatemi. Rifacciamo, scusate ragazzi, è la prima edizione, perdonatemi. È la prima edizione, ci deve sta. Non sarà il primo epic fail e non sarà nemmeno l'ultimo. Il damage dealer dell'anno lo becca proprio questo personaggio, vediamo. Boom! Signori, ci avete beccato tutti, incredibile. Oh, proseguiamo, perché io vi propongo subito, immediatamente, la prossima categoria per Dokkan Battle, che vede in sfida l'unità più difensiva, non per forza che ha i valori maggiori di difesa, che comunque c'ha il turno in cui non becca danno, eccetera eccetera, ma che comunque durante questo 2023, dall'inizio alla fine, si è più distinta per la difensiva, quindi che ha dato maggiore solidità, maggiore garanzie di difesa proprio in lungo e in largo. Quindi abbiamo in sfida per questa categoria Bulma LR, abbiamo poi Zamasu ESA, poi abbiamo Piccolo Orange LR ed infine abbiamo come ultimo personaggio Mirai Gohan LR. Per quanto riguarda la categoria del difensivo dell'anno, il vincitore è il seguente personaggio. GG per Piccolo, amici miei, ce l'avete beccato, incredibile. Per la terza categoria abbiamo in sfida il support dell'anno, quindi il support volto di questo 2023, ed abbiamo in lizza Gohan Piccolo, ovviamente uno dei nuovissimi Dokkan Fest, insomma usciti ultimamente. Abbiamo poi Krillin STR inserito lì per il support, insomma la funzione di supporto che riesce a fare per Goku 23esimo. E comunque ragazzi, è stato un personaggio che ha cucinato abbastanza quest'anno, quindi lo vedremo anche in qualche categoria di sicuro. Abbiamo poi Bulma LR STR ed infine abbiamo anche qui da Heroes, incredibilmente, il buon Dark King Fu. Per la categoria del support dell'anno di Dokkan Battle abbiamo deciso di premiare questo personaggio. Vedete. Tanto lo so che non l'ho fatta a nessuno questa proprio. Ragazzi, dai, dai, questa credo che veramente era la categoria più prevedibile di tutti, raga. La categoria del personaggio più versatile di questo 2023. Il personaggio che voi, quasi in ogni categoria dove potete giocarlo, ce lo andate per forza di cose ad inserire. Dite no, io non posso fare a meno di te. O quasi, perché ci si può sempre fare a meno. Però uno dice no, non voglio e non posso fare a meno di te, perché tu sei troppo importante per quello che puoi dare sia al mio team e sia per quello che puoi fare. Abbiamo Goku Super Saiyan God, quindi Dokkan Fest. Poi abbiamo Orange Piccolo LR, ricordiamo che ha già preso un premio, quindi come difensivo dell'anno. Abbiamo poi Bulma LR STR, altro personaggio già con un premio, quindi vedremo anche quali personaggi riusciranno ad ottenere più di un premio durante queste categorie di Dokkan. Ed infine abbiamo gli GT Boys LR a concludere ovviamente questa categoria. Vi presento il vincitore del personaggio più versatile di questo 2023. Vamos! Ma ragazzi, io inizio a pensare che sia truccata sta roba. Cioè, lo sto pensando io che ho realizzato questo format, che ho creato tutti i filmati nelle premiazioni e i filmati nel corso delle ultime settimane, degli ultimi giorni. Cioè, inizio a pensare che sia truccata. 4 su 4. 4 su 4 è la cosa bella, è che nei sondaggi, ragazzi, c'è proprio quasi un'unanimità. Chi è l'ESA che più si è contraddistinto durante questo 2023? Abbiamo in sfida Zamasu AGL, Vegito Blue LR, Xeno Vegito Super Saiyan 4 ed infine Gohan Super Saiyan LR con trasformazione ovviamente in Super Saiyan 2. Quello più sorprendente, quello più inaspettato, magari se la becca il seguente personaggio. Guardate qui chi è il vincitore. E questa volta non c'è il 5 su 5. Il Dokkan Fest Exclusive dell'anno. Ed abbiamo in lizza, quindi in sfida all'interno di questa categoria, Gohan e Piccolo. Abbiamo poi Goku 23esimo, Goku ovviamente dal Saiyan Day ed infine Piccolo Junior, Ma Junior, che dir si voglia, insomma, direttamente dalla Golden Week insieme a Goku 23esimo. Abbiamo scelto di premiare il seguente personaggio, guardate. Poco da dire, Piccolo Int si aggiudica il Dokkan Fest Exclusive che abbiamo voluto premiare per questo 2023. Per la prossima categoria, la LR di quest'anno, che vede, intanto Viva inizia già a preparare il sondaggio se puoi, che vede in sfida Orange Piccolo LR, seguito poi da Bulma LR STR, seguito poi da Mirai Gohan LR ed infine abbiamo a chiudere questa categoria i GT Boys LR. La LR volto di quest'anno, insomma più sorprendente, che abbiamo deciso di voler premiare, c'è questo personaggio, guardate qui. Gohan LRSTR si becca da parte nostra il voto, la valutazione insomma di miglior LR di questo 2023. Andando a finire per la musica. La categoria della delusione di questo 2023. Rosé Int ESA Tour. Poi abbiamo Jiren STR ESA. Abbiamo poi Vegito Super Saiyan Fisico ESA. Ed infine ci abbiamo lanciato lì anche dei golosissimi droidi 17 insomma, ma Dokkan Fest nuovo di quest'anno. Quindi titolo di vincitore di almeno una categoria di questo 2023, questo personaggio, guardate un po' qui. Grande! Grande Rosé! Grande! Grandissimo! Complimenti Rosé! Complimenti, hai vinto l'unica categoria che non andava vinta! La categoria, l'ultima categoria, la finale per Dokkan Battle vede in sfida a questo punto il Character of the Year, quindi il personaggio di questo 2023 con in sfida Mirai Gohan LR-STR, Bulma LR-STR, Orange Piccolo LR-STR ed infine GT Boys LR-STR. Il personaggio unità che abbiamo voluto premiare per questo 2023 è il seguente, guardate qui. Questa qui non ve l'aspettavate. Non ve l'aspettavate e me ne sono reso conto nel corso del sondaggio. Ho detto cavolo, qua non se l'aspettano perché l'avete fatto arrivare terzo. Invece abbiamo deciso che Piccolo, per le performance che ha avuto letteralmente dal primo giorno del 2023 all'ultimo giorno, o quasi in realtà, del 2023, sia stato il personaggio che veramente quasi mai, o per dire mai, abbia visto un singolo calo. Mai, 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 sempre personaggio lì, sopra, sopra, sopra. Detto questo, la prima categoria per Legend sarà questa qui, quindi andremo a decidere il damage dealer dell'anno. Abbiamo Gokuza, ovviamente mainline del quinto anniversario. Abbiamo poi Gohan Beast direttamente dalla prima parte del Legends Festival. Abbiamo poi Vegito Blue, la Ultra del quinto anniversario, ed infine a concludere Goku Ultra Istinto, Ultra direttamente dalla terza ed ultima parte del Legends Festival. Ora, la categoria del Best Damage Dealer di questo 2023 di Dragon Ball Legends se la becca il seguente personaggio. Guardate un po' qui. Signori, GG! GG per Gohan! Godo tantissimo, mi piace un botto come personaggio, il mio personaggio preferito, ci mancherebbe. Non per questo ovviamente la votazione è stata falsata, diciamolo. Sicuramente non per questo. Prossima categoria vede in sfida l'unità con il type defense, non l'unità più difensiva del gioco, ma l'unità con il type defense dell'anno. Abbiamo Jiren Full Power direttamente dal quinto anniversario, Kid Buu Ultra direttamente dal pre-quinto anniversario, Zamasu direttamente dal Legends Festival 2022 e Piccolo Geta dal pre-Legends Festival 2023. Quindi, signori, Defense Type, lui è il vincitore, guardate qui. Io mi rifiuto veramente. Il support dell'anno con Kiawei, Pan, Freezer LF, Zenkai a totale sorpresa ed infine con 17 GT. Noi abbiamo deciso di darlo, sapete a chi? Guardate un po' qui. Vabbè. Ci ho provato, ci ho riprovato ancora una volta. Signori, vi presento la categoria del più versatile dell'anno. Qual è l'unità che durante questo 2023 è stata la più versatile dell'anno? Quella lì che per un motivo o per un altro si è ritrovata praticamente quasi in ogni singola lineup. Janemba Ultra che entra per la prima volta nelle candidature di queste categorie di Dragon Ball Legends. Abbiamo poi MVP 17 Legends Limited direttamente da gennaio 2023. Abbiamo poi Cell LF Purple, personaggio di cui sono tanto fiero, vi dico la verità, in questa categoria in realtà del più versatile. E abbiamo infine Gokuza, che comunque, al di là di tutto, secondo me rientra benissimo all'interno di una categoria del genere. Il personaggio versatile o più versatile di questo 2023 e, signori, il personaggio vincitore di questa categoria è il seguente. Guardate qui. Via lui, Pippi! Signori, quello che questa è proprio scritta questa. Prossima categoria, signori miei, abbiamo proprio lei. La categoria dello Zenkai dell'anno, che vede in lizza, in sfida, all'interno di questa categoria di personaggi, Trunks, Sword of Hope, poi Legends Limited ovviamente, Goku Ultra Istinto, Zenkai Purple, Legends Limited, abbiamo poi Freezer LF, Support, tutto quello che volete, insomma, Purple Legends Limited, ed infine Jiren Full Power Legends Limited, mandato a Zenkai durante questo Legends Festival 2023. Secondo noi in questo 2023 abbiamo deciso di votare, premiare questo personaggio. Guardate un po' qui. Poco da dire. Passiamo alla prossima nomination, in cui andiamo a vedere i personaggi Legends Limited dell'anno presenti all'interno della categoria. Quindi in sfida abbiamo Ultimate Gohan Evo in Gohan Beast Legends Limited, abbiamo poi Gokuza Legends Limited, MVP 17 Legends Limited, ed infine fanno il loro primissimo ingresso all'interno delle categorie di questo GOTY of the Year, insomma avete capito, di Dragon Ball Legends, delle categorie Goku e Bardock LF. La miglior Legends Limited che si è voluto premiare come la Legends Limited di questo 2023 è il seguente PG, guardate un po' qui. Finalmente! Finalmente, cazzo! Finalmente! Dopo Jiren, anche questa volta ve la siete acchiappata. Questa volta sì. Nella prossima categoria andiamo a votare la Ultra di quest'anno. Chi è, fra questi quattro personaggi, la Ultra che più meriterebbe il premio di Ultra dell'anno? La Ultra simbolo di questo 2023. La Ultra dell'anno 2023 che si è deciso di premiare è lui, è questo personaggio, e porta il nome di, scopritelo un po', mamma mia, Mamma mia, che anno si è fatto Vegito Blue. Mamma mia. Tra le peggiori delusioni fra i personaggi su cui si aveva più aspettative e che invece hanno assolutamente deluso le aspettative, abbiamo questi quattro. Abbiamo Goku Ultra Istinto Revive, che nonostante sia risalito, comunque assolutamente, per essere un Goku Ultra Istinto e nel momento in cui è uscito, assolutamente è stata, a conti fatti, una delusione tutto sommato. Se proprio noi dobbiamo scegliere quattro. Abbiamo poi Orange Piccolo, assolutamente altra delusione, fino al platino, che un pochino l'ha riportato su, ma per il resto, per essere Orange Piccolo, e considerando che su Dokkan si è vinto praticamente il personaggio dell'anno, insomma su Legends diciamo che ha performato in modo abbastanza differente rispetto al Piccolo di Dokkan. Abbiamo poi gli GT Boys, credo che ci sia relativamente poco da dire, personaggio bellissimo, visivamente parlando, ma da cui ci aspettava molto molto di più, indubbiamente. Ed infine ci abbiamo inserito anche lì uno Zenkai, così, giusto per fare, giusto per inserirci anche qualche Zenkai, e ci abbiamo inserito Freezer. La categoria della delusione maggiore di questo 2023, quindi il personaggio che ha maggiormente deluso in base a quelle che erano le aspettative, troviamo questo personaggio, guardate qui. Pronti tutti, perché questa è ovviamente la categoria più importante di tutte, la più importante, perché ovviamente vede all'interno di questa categoria i quattro personaggi che forse durante tutto il corso del 2023 hanno performato alla grandissima quasi in ogni sua fase, perché abbiamo Vegito Blue, quindi abbiamo, come vedete, un'unione sia delle Ultra e sia delle Legends Limited, ma si è deciso di non mettere comunque il Legends Festival dentro perché ci si voleva basare un pochino su tutto l'arco, quasi tutto l'intero arco di questo 2023, soprattutto prendendo dei momenti specifici in cui veramente si sono create delle fasi tossiche di piaga totale. E quindi abbiamo come personaggio dell'anno Vegito Blue, in lotta con Rosé Ultra, con Gokuza Legends Limited ed infine a chiudere con MVP Legends Limited. Il Character of the Year, il premio più importante di tutti, il premio dei premi per il personaggio migliore di questo 2023 di Dragon Ball Legends, abbiamo deciso di volerlo dare a lui, guardate un po' qui. Eh sì, Gokuza, perché per par condicio si è deciso di dare la Legends Limited dell'anno per la durata, nel senso dal primo all'ultimo momento, ad MVP come Legends Limited, proprio per premiare il fatto che sia partito come la prima LF dell'anno e abbia finito anche alla grandissima. Ma Gokuza, ragazzi, non poteva non vincere quantomeno un premio, ma soprattutto, secondo me, il premio di personaggio dell'anno. E vi spiego perché. Perché è stata una piaga. Perché è stato l'unico personaggio che tutti, dal momento in cui è uscito, in realtà, attenzione, dalle 2-3 settimane dopo in cui è uscito, dal momento in cui è stato buffato, è stato l'unico personaggio che tutti, fin da quando è uscito, realmente, post-buff, fino praticamente al Legends Festival, dove finalmente si è mezzo fatto da parte, perché ancora gira e ancora può fare roba Goku, assolutamente. Però è stato letteralmente, ragazzi, l'unico personaggio che la gente ha sperato tantissimo di veder di vederlo crepare, malissimo. E invece per me Gokuza ha il volto di questo 2023, perché è il personaggio che tutti ricorderemo in questo 2023. Ok, MVP lo ricorderemo tutti come tanto bello, tanto caruccio, super versatile, inseribile dovunque, la prima Legends dell'anno che ha avuto una durata clamorosa, ma Gokuza tutti lo ricorderemo come forse la più grande piaga di questo 2023, che al contempo sembra un paradosso, ma la più grande piaga è in realtà proprio il personaggio che molto probabilmente merita di vincere il premio di miglior personaggio dell'anno, perché è stato veramente una roba scandalosa, sia con quelle line-up tossiche che ci ha avuto e sia soprattutto per le sue utility,